Buongiorno buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV per la vostra rassegna stampa. Ormai buongiorno e TV è diventata strumento quotidiano per tante tanti di informarsi, sì, ma anche di condividere notizie, opinioni, commenti. 15 di febbraio finalmente abbiamo messo agli archivi. Il carnevale, abbiamo messo agli archivi pure San Valentino che era proprio attaccato, quindi abbiamo un po' prolungato la festa, finalmente un giorno normale senza doverci abbuffare per forza di dolciumi o fare o ricevere regali. Oh, la bellezza della normalità che celebriamo così con Catiuscia. Ciao, Katiuscia Cirilli, buongiorno da Jesi, bellissima la vita, l'amica che ci segue da Gaeta 11°, gradi. e te credo che è bellissima la vita da Gaeta 11°, gradi. grazie. Amza Ryan, buongiorno, Teresa Fabi, buongiorno, e un abbraccio anche a chi uh, ci segue uh, da Natalia e da Ivo. Che ci hanno fatto sapere di aver seguito il programma anche stamattina, io ho chiesto loro che cosa avete fatto per San Valentino: niente di che. Baci Perugina, vabbè, o anche i baci Perugina vogliono la loro parte. Occhio che a Fabriano ci segnalano meno un grado, eh? questa bella coppia. Allora abbracciatevi forte, forte e il meno uno si dissiperà in una temperatura ben più calda. Buongiorno anche da Claudio Di Treia, che bella. Questa immagine che ci regala l'amico Claudio e così con questo spirito ci tuffiamo sui giornali, sulla carta stampata. Mettetevi comodi comodi che io vi leggo quello che trovate oggi in edicola. Parto proprio dall'edizione per Pesaro e provincia oggi, ogni giorno cambiamo, è come saprete se ci seguite uh, sovente, diciamo così. Uh, Cittadella ma che frana, partiamo da questo titolo, l'assessore Pozzi sull'impianto di Villa San Martino, solo modifiche senza costi aggiuntivi, la replica a Fratelli d'Italia, stiamo ribaltando la città e fanno polemica su una modifica tecnica, anche da queste punzecchiature politiche si capisce che ci avviciniamo, siamo il 15 di febbraio, quindi... Ancora qualche mese c'è, ma ci avviciniamo alle elezioni dell'8 e 9 di giugno. Per la struttura di San Benedetto di Pesaro, arrivate sette offerte, l'incarico entro marzo rispunta alla lancia. Guardate. Che meravigliosa struttura. Siamo la provincia con il maggiore appeal per i turisti. Questo è il dato che farà certamente piacere a chi ci segue dalla provincia di Pesaro Urbino. Sgominata la gang delle casseforti. 36 colpi e 7 arresti, giustamente mi è stato chiesto, ma il bottino è stato recuperato, eh, lo leggeremo insieme a pagina 5, in particolare dopo la prima ora di programma, eh, dalla seconda ora in poi approfondiamo anche le pagine eh, interne. Fano lite in famiglia, ventenne arrestato per tentato omicidio e qui abbiamo la prova davvero che le forze dell'ordine ce la mettano tutta per evitare di trovarci a piangere eh, il dramma di un ennesimo eh, femminicidio o di un'ennesima vittima di violenza in famiglia. A proposito purtroppo di femminicidio, Anastasia, rievocati gli ultimi minuti di vita. In corte d'assise testimonia il fidanzato Alessio. Lei si stava separando dal marito quell'uomo che l'avrebbe poi ammazzata. Quella mattina telefonò al marito poi il silenzio. La ragazza pare fosse andata a recuperare le ultime cose dall'abitazione coniugale, gli ultimi vestiti, gli ultimi oggetti e poi addio per sempre. E proprio a quel punto, capito che la storia era finita, pare che eh, il 43enne egiziano accusato eh, di omicidio volontario aggravato dai maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere sarebbe scattata. In lui la scintilla, ma il condizionale è chiaramente ancora d'obbligo. Sempre per il giornale pesarese si parla pure dell'Ancona perché ieri c'è stato il derby. La VIS avanti con l'Ancona, ma il derby finisce 2 a 2. L'Ancona si portata in vantaggio, poi il pareggio, la ribaltata. Vis alla fine eh, pareggio eh, con il recupero da parte dei biancorossi. Nell'edizione di pranzo del nostro telegiornale alle ore 13:20 e 20:20 .20, troverete il servizio con i gol eh, dal pesarese all'Anconetano. Con il Corriere, prima però. Uh, ancora saluti Teresa Amza, bellissima Catiuscia, grazie, bellissima come bellissima l'immagine uh, da Treia che ci avete regalato. Buongiorno Maurizio dalla Basilica di Sant'Antonio di Padova. Una buona giornata da Valentino, grazie finalmente davvero, Valentino, come in questi giorni umilmente ti ho chiesto di mandarci foto, di condividere con noi bellezze, informazioni, anche eventi, appuntamenti, beh, certamente la Basilica di Padova merita un viaggio. Questo è uno scorcio meraviglioso. Tra l'altro, potrebbe capitare che tra qualche settimana io passi proprio da Padova per un importante evento, ma ci, ci teniamo in contatto. Buongiorno da Cerasa di San Costanzo, altro scorcio bellissimo della nostra regione Marche. Cerasa di San Costanzo, pensate da Padova a San Costanzo questa è la forza del buongiornativo e poi un semplice buongiorno da Cittano che sarebbe Civitanova anche per chi ci segue da fuori a Regione Marche eh, va benissimo anche il semplice buongiorno da Cittano strade ora siamo già al giornale per Ancone Provincia come avevo anticipato 20 milioni ma andati a vuoto spesa a monstre in un quinquennio per gli asfalti perché eh, spesa mostra quasi inutile? Perché, dice il giornale, gli asfalti sono un disastro. Dal centro alla periferia. L'autista dei bus che racconta per una voragine ho rotto un finestrino, una tassista che si sfoga le auto scassate, ma penso che ogni cittadino del capoluogo regionale possa raccontare un aneddoto al riguardo. Se ci chiediamo quante gomme abbiamo squarciato in questi ultimi 10-15 anni, io potrei raccontarvene di ogni. Allora, qui siamo. Alla vicenda invece in taglio centrale del dramma eh, del bimbo morto schiacciato eh, nel viaggio eh, ultimo della sua vita a soli cinque anni con la sua mamma e il suo fratellino più grande. Uh, il giornale pubblica la foto, come abbiamo detto la, la foto non ve la faccio vedere, Massimo Basile morto nell'auto guidata dalla madre, papà Massimo non c'è più, il giornale fa dire al bimbo più grande che era comunque nella macchina uh, verso il padre appunto l'annuncio, la notizia, sarebbe stato proprio il fratellino a dire questo al papà. Ladre sorprese, una si spoglia. Bottino in fumo, cambiamo, va. Qui abbiamo il servizio e ce l'abbiamo il servizio sull'incidente di Castelfidardo. Ve lo farò uh, vedere meglio tra poco. Uh, che episodio di cronaca stiamo raccontando? Uh, rumore dentro casa, uh, classica situazione per cui si lancia l'allarme, uh, ci si alza, si va a vedere e si trova questa persona di fronte a due ladri, una di loro per cercare di così di distrarre un po' si spoglia il bottino in fumo ladre in fuga. Vandali sfrenati al campo del Cus, purtroppo ci risiamo, ennesima situazione deplorevole a questo punto. Addio gestione È lo sfogo di David Francescangeli, presidente del Cus. Era già successo, sì, più volte, sì. Uh, aveva chiesto il presidente Francescangeli con anche messaggi pubblici, pure qui ai tv era venuto che questa situazione si interrompesse, altrimenti avrebbero abbandonato, sì, e uh, all'ennesimo episodio Francescangeli dice addio a uh, gestione. Da Osimo, sgominata la gang delle casseforti, 36 colpi e 7 arresti, finalmente. La giustizia ha individuato questi colpevoli presunti tali e quindi adesso ci sarà il percorso giudiziario. L'Ancona sotto poi raggiunge la vista sul 2-2, abbiamo visto la notizia sul Corriere pesarese, lo stesso risalto ne viene dato sull'edizione. Anconetana, pronti con il Maceratese, ma come sempre Mixo le notizie con voi. Ma chi si candida a Pesaro? È vero che il centro sinistra si spacca? È un pochettino prematuro. Certamente i nomi in ballo ce ne sono già tanti, ma per il momento si tratta più di fantacalcio se fosse il pallone o di calciomercato, è un po' presto. Mm, ci sono tante illazioni e se dessi seguito a voci di corridoio non farei un buon servizio. Certamente qualche giorno fa c'è stato un sondaggio e quel sondaggio ve l'abbiamo eh, mostrato. Ecco la bellezza che ci viene spedita da... Buongiorno da Castelfidardo. Anche oggi si prevede giornata primaverile. Beh sì, la foto di prima... Lo, lo dimostra a chiare lettere. Questa è l'area di Castelfidardo. E allora vi confermo rapidamente, ma vi confermo che anche oggi sì: l'anticiclone Valentino porterà la primavera sulla nostra bella regione Marche, quando sono previste le piogge, era una delle altre notizie o richieste da parte vostra lasciate in sospeso andare a ipotizzare la pioggia in questi giorni agli articolli per il momento è un, po è un po' complesso per il momento agisce l'anticiclone Valentino, servizio idrico c'è l'intesa, siamo ora con il Corriere alle News dal Maceratese, la maggioranza dei sindaci del Maceratese ha dato l'ok ok all'istituzione di una società pubblica. Il vertice convocato dal presidente della provincia Sandro Parcaroli. L'accordo dovrà adesso essere vagliato dall'assemblea dell'ATO 3, decisivo l'incontro con i tecnici. La fotonews di taglio centrale parla di un'importante innovazione per l'AST Macerata, la telemedicina per nefrologia. Stiamo parlando quasi quotidianamente della sanità marchigiana, del valore che ha, dell'importanza che ha e delle difficoltà anche che sta nutrendosi. Per telemedicina invece parliamo finalmente di uno strumento a servizio in più che fornisce la tecnologia per accelerare anche i tempi di visita in un momento nel quale, non lo dico solo io, anzi lo dice ancora più, ben più importante di me, il ministro della sanità, c'è poco personale. Ecco per cui la telemedicina, perché il medico sta lì e quindi può da fermo andare a fare virtualmente tante visite, certo. Non è come visitare fisicamente un paziente, però la tecnologia in questo senso può essere d'aiuto anche perché l'alternativa è aspettare. Arriva il via libera, c'è anche per il mille proroghe la tutela da danni erariari per gli amministratori pubblici. Medici in pensione a 72 anni, eh, lo Stato li manda in pensione più avanti perché il ricambio generazionale non c'è. Completo il quadro del Corriere Maceratese, strada... Valpotenza, la provincia non ha le idee chiare, è l'attacco di ricotta. Civitanova, strisce pedonali quasi invisibili. So che in tanti ci seguite da Civitanova, se avete foto di zone particolarmente pericolose, fateci sapere. Pericoli per i pedoni a Civitanova. A Porto Recanati, contatori in fiamme all'hotel house, famiglie senza luce. Gesto intimidatorio, una bravata, una semplice... Cortocircuito, infine Rigopiano, vi ho fatto vedere anche il servizio poco fa, solo otto colpevoli. Questa non è vera giustizia. L'appello per l'hotel sepolto dalla valanga, 22 assoluzioni confermate anche in appello. Così muore la prevenzione, lo sfogo dei familiari. Ora. Anche perché ci sono diverse richieste, diversi messaggi di cordoglio nei confronti del piccino venuto a mancare, vi mostriamo il servizio sull'incidente di Castelfidardo dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni. Stavano tornando a casa a Loreto dopo aver trascorso una serata felice a una festa di carnevale, una mamma di 32 anni e i suoi due bimbi lungo la provinciale Jesina all'altezza di Castelfidardo, l'auto su cui viaggiavano una Toyota verde esce di strada in prossimità di una curva e piomba in un vivaio a lato della carreggiata ribaltandosi. Un impatto devastante che non lascia scampo al piccolo Massimo, di appena cinque anni. Il bimbo, che si trovava sul sedile posteriore, muore sul colpo. I sanitari arrivati sul posto dopo l'incidente non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Salvi, la mamma e il fratello più grande, di otto anni, rimasti incastrati nell'abitacolo e messi in salvo dai vigili del fuoco dopo i primi soccorsi prestati da due residenti della zona. Mamma e figlio, sotto shock, sono Stati portati all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Entrambi sono rimasti sempre cosciente, anzi, è stato il bambino più grande a richiamare l'attenzione dei residenti bussando contro il finestrino e chiedendo aiuto. Sul posto anche i carabinieri di Castelfidardo che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo i primi accertamenti, l'auto sarebbe uscita di strada da sola e nessun altro veicolo. Sarebbe coinvolto nell'incidente, ma su questa circostanza sono in corso approfondimenti. Una tragedia, insomma, tutta da chiarire. L'unica certezza è che il piccolo Massimo non c'è più. Come vedete, facendo i complimenti alla collega uh, Laura Meda, nel nostro servizio, nel servizio della nostra emittente non c'è la foto del bambino. Um, non voglio ripetermi ancora, avete capito lo spirito con, la quale, con il quale la nostra emittente fa il suo lavoro e soprattutto il rispetto sacro che mettiamo nei confronti della vita umana. Buon giovedì! da Casini di Ostra, da Serenella un grado stamattina, bianco dalla Brina, la addirittura, grazie, passiamo dalla Brina del mattino all'andare in gita al mare a primavera eh, con eh, la metà giornata. Buongiorno Mauro alla regia, dia alla regia che oggi è il 15 febbraio, eh, ma in realtà mi pare che scorra correttamente, no? Grazie intanto alla scritta sotto di noi con le informazioni veloci live. Eh, grazie anche questi dettagli, giustamente li verificate e li controllate. Eravamo con il Corriere per il Maceratese, vi porto ora all'edizione per Ascoli e San Benedetto, Ultimatum sui cantieri in città. È un caos di traffico sollecito allora alle imprese che hanno terminato i lavori per rimuovere le impalcature. L'obiettivo è recuperare aree per favorire la circolazione stradale in quattro anni, 1100 autorizzazioni. Eh, poi eh, l'ennesimo caos, tappo. Uh, in autostrada chi deve attraversare la 14 verso gli Abruzzi, come si diceva una volta, verso l'Abruzzo uh, si fa il segno della croce. Uh, questo è inevitabile per chi ci crede, tra l'altro, per chi ci crede, è proprio spacciato. Non sto scherzando chiaramente. 8 km in coda in A14. Che è successo ieri? Uh, ci sono arrivati anche segnali da chi si trovava in coda e voleva informazioni. Tamponamento: un tamponamento anche paradossalmente banale nella galleria. Di San Benedetto, ma questo è andato ad acuire, ad aggravare una situazione già complessa di traffico intenso, di cantieri, di strettoie e di limitazioni. Per cui 8 chilometri di coda. C'è anche chi giustamente ci ha scritto: Io, se potessi, rivorrei indietro i soldi del biglietto. C'è la possibilità, se il ritardo è superiore a un tot di minuti adesso andrò a verificare non voglio essere impreciso se il ritardo rispetto al passaggio previsto medio in base ai limiti di velocità eccetera cioè se tu da casello a casello invece di metterci 30 minuti che sarebbero i minuti che ci mette una macchina che non trova ostacoli ci metti x di più per colpa di un cantiere di un rallentamento eccetera ecco eh, puoi richiedere un rimborso. In questo caso il motivo è un incidente stradale, quindi non credo che si possa fare. Zona franca urbana scatta la proroga nell'area del sisma. Sempre da Ascoli. Offida estrae un coltello durante una lite paura al Bovefinto. Al momento. Conclusivo delle celebrazioni del carnevale di Offida 500 anni quest'anno c'è stato anche un momento di giallo di cronaca nel bilancio sconti su scuola bus e tariffe mense scelta importante che troveremo tra poco anche a fermo quindi segnatevi perché sto per arrivare a fermo eh, a San Benedetto anche a San Benedetto un occhio di riguardo verso scuola bus e tariffe mense e poi anche qui eh, la vicenda di rigoroso piano solo otto colpevoli questa non è vera giustizia tra poco vi faccio sentire anche il servizio della nostra emittente Emanuela buongiorno Livio Macis buongiorno Tony Ancona buongiorno Giorgio Mangialardo buongiorno auguri al dottor Achille Ginetti Osimano dedito a tutta la comunità grazie mi fa piacere Uh, ricevere messaggi di auguri in generale è sempre bello quando si rivolge un pensiero nei confronti di una persona che si consideri speciale. Giorgio Mangialardo ha uh, deliziato con la sua arte poetica venerdì sera il maestro Marco Santini e tutti i convenuti a questa festa dedicata al violinista appunto che da Osimo ha incantato letteralmente il mondo. Uh, eravamo con la promessa di andare Verso il fermano con il Corriere e promessa mantengo. Veloci veloci, proviamo a raggiungere tutti uh, i meandri della regione Marche. Nuovi aiuti alle famiglie dai pacchi alimentari. Ecco, l'avevo anticipata a San Benedetto, scuola bus, mense, anche a fermo pacchi alimentari e sostegni per gli affitti, scelte associazioni e cooperative per il centro servizi, comuni mobilitati con contributi straordinari e investimenti nel sociale per cercare frenare il disagio l'aumento dei tassi l'aumento delle bollette l'aumento della benzina l'aumento di tutto tranne che una cosa esattamente lo stipendio avete indovinato facilmente cambia la recensione o ti uccido denunciata per minacce la titolare di un albergo incredibile ma vero certo dicevamo anche poc'anzi le recensioni ad oggi sono uno strumento importante per chi fa recettività, per chi vende prodotti e una recensione negativa può a volte creare dei danni, ma non distrugge l'appeal o la reputazione di un albergo a tal punto che, come sarebbe sembrato, la titolare, per evitare che la recensione possa, potesse creare dei problemi, addirittura. Si è arrivata alle minacce di morte. Cambia la recensione sul mio albergo o ti uccido. Denunciata uh, dai carabinieri. Chiaramente è una denuncia. Eh? Non si tratta già di una condanna. Monteurano morto nell'incidente per andare allo stage, targa per Giuseppe e qui passo velocemente, ma uh, ci tengo: dal Carlino uh, per uh, dal Corriere pardon, per il Fermano. Al Carlino per il fermano, perché qui questa immagine della targa svelata per Giuseppe, per il povero Giuseppe Lenoci, che stava facendo semplicemente uno stage, e invece è morto a distanza dall'azienda dentro un pulmino, finito fuori strada, e questo non è giusto. Gli è stata dedicata una targa inaugurata al Campetto, una targa per ricordare il giovane studente morto durante un tirocinio in ditta. Giuseppe qui per sempre, queste le parole dei suoi amici. Altidona, così completo il Corriere Fermano, perseguita le donne con video hard, bloccato lo stalker. Porto San Giorgio, contenzioso altar sull'illuminazione. Vince il Comune. Infine il dramma di Rigopiano. Questa non è vera giustizia. Che cosa è successo? Il servizio. L'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo d'appello per la tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio del 2017 e costata la vita a 29 persone, tra cui sei marchigiani. La decisione dei giudici della Corte d'Appello è arrivata al termine della Camera di Consiglio durata quasi cinque ore. Nel processo di primo grado, Provolo era stato assolto. Condannati anche Leonardo Bianco, dirigente della prefettura di Pescara, ed Enrico Colatti, Angeli, tecnico comunale che rilasciò il permesso alla ristrutturazione dell'hotel. Confermate le sentenze di condanna di primo grado per il sindaco di Farindola e i due funzionari della provincia, responsabili della viabilità e della pulizia della strada che portava al resort. Condanne confermate anche per il gestore dell'hotel e il consulente che produsse la relazione tecnica per le tettoie cedute con la Valanga. Confermate anche le 22 assoluzioni del processo di primo grado, tra cui quella per l'ex presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. I giudici della Corte d'Appello, insomma, hanno riformato solo in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara a febbraio dello scorso anno. Una sentenza che, comunque, secondo i legali di parte civile, apre nuovi spiragli risarcitori. Sostanzialmente, diciamo. La sentenza è stata parzialmente riformata e quindi ritengo che ci siano state delle valutazioni in merito. La sentenza sarà pubblicata il 10 maggio e quindi ci saranno delle variazioni in merito in ordine a come si sono verificati gli eventi, questo è chiaro dai nomi che sono stati condannati e la circostanza che si siano aperti determinati altri spazi anche di tutela delle nostre parti assistite significa che Regione Abruzzo anche dovrebbe eh, pensiamo essere ritenuta potenzialmente civilmente responsabile di questo evento eh, in dipendenza della condanna di Bianco, però dovremmo vedere le motivazioni. Resta però l'amarezza per i familiari delle vittime. Con questa decisione muore la prevenzione, ha detto Egidio Bonifazi, papà di Emanuele, receptionist di Pioraco. Il vero colpevole, ovvero la regione, ha aggiunto, non è stata coinvolta. Alessandro Di Michelangelo, fratello di Dino, agente di polizia di Osimo, ha parlato di una sentenza che ripaga, seppur in parte, della delusione di quella di primo grado, anche se qui ha concluso: non esistono vinti o vincitori. Da, da celebrare, io ho sempre pensato, non ci sono né vincitori né vinti, ci sono solo 29 vittime. Eh, non c'è giustizia di fronte alla morte, c'è la possibilità di avere dei risarcimenti, c'è la possibilità uh, di avere un momento di ristorio, di portare un fiore in una tomba sapendo che gli uomini hanno, trovato, hanno capito perché un evento è avvenuto. Speriamo che questo presto si possa finalmente dire della tragedia di Ricopiano. Sei vittime marchigiane, non ce ne dimentichiamo, c'è all'epoca un bambino, ora un ragazzino eh, che è rimasto senza genitori. Eh, bellissima questa immagine, un nostro amico a quattro zampe che guarda la campagna di Borgo Santa Maria in provincia di Pesaro eh, e cosa notiamo? Io cerco sempre di spingervi a guardare il dettaglio che non è mai... Un dettaglio, che cosa guardiamo, che cosa vediamo? Vediamo un prato fiorito. Perché, signore e signori, è primavera. Che fine, ha fatto, che fine abbia fatto l'inverno? Non lo sa praticamente nessuno. Michela, qui a venatura a 4 gradi. Sauro Marconi. Buongiorno, grazie anche a te e adesso prima di fermarmi, ma ho ancora un minutino, quindi cerco di sfruttarlo nel miglior modo possibile, vi do lettura di una notizia per ogni provincia. Da Fano, coltellate in famiglia, ventenne arrestato per tentato omicidio, prognosi riservata per il compagno della madre, un momento di violenza. Il fatidico sì, sulla spiaggia di Velluto sale da mille... A 2000 euro, aumenti anche in altre location, affittare la rotonda mare per convolare a Giuste Nozze costerà il doppio, forse perché l'amore è il doppio più forte. La da Ancona invece la scommessa del sindaco Silvetti, scalinata del passetto completata. Nel 2024. Da Macerata i dati della provincia forniti dal Ministero bene scientifico, linguistico e scienze umane. Si parla di iscrizioni all'anno prossimo. Antenne c'è l'intesa in commissione occhio a scuole e impianti sportivi cioè evitare che nei pressi di queste strutture vengano piantate delle antenne e giustamente c'è chi ci aveva scritto qualche minuto fa c'era bisogno di una commissione Insomma, intanto però mh, facciamoli eh, scrivere nero su bianco che non si devono mettere antenne vicino alle scuole cittadella di villa san martino nessuna frana solo modifiche senza spese aggiuntive mi fermo grazie Se... ABF è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno. Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità. che offre